magari bocceranno la proposta di qualcuno e voteranno tutte e 100, voteranno per una cosa sola e voteranno tutte e 117. Però io penso che il buon senso che fa la parola, chiede una parcellizzazione, chiede una distribuzione della sede di tutti e 13 e soprattutto consiglieri di maggioranza, per cortesia, prego, consigliere Scarpelli. Prego, consigliere Scarpelli. Sì, grazie, presidente. Non vedo perché non possa essere legittima la richiesta oggi di
non di dare un ordine ideologico per non avvantaggiare nessuno e quindi rispettare quella che è la pratica politica verso il comune. Perché oggi gli altri del Consiglio ce ne sono 117, ma non sappiamo quanti ce ne sono, se ci sono dei pubblicati o meno. Ma ciò non è un attacco verso chi organizza questi lavori, è semplicemente un chiarimento che i consiglieri comunali si apprestano a votare dei debiti con il bilancio dietro. Per il fatto della cultura di votare o non votare dentro fuori bilancio, io credo che poi sia nei compiti del singolo consigliere comunale, se non è responsabilità del mandato contenuto, dicevo da giovani. Quindi non vedo nulla di contrario per quanto riguarda la possibilità di una ridefinizione del calendario della votazione dei presidenti fuori bilancio, e sono d'accordo con quanto richiesto dal consigliere Sarcone. Grazie consigliere Brenner. Il replica al consigliere Verde, sembra il consigliere Cuccioli.